buona la domanda se quando le ho chiesto se sapesse cucinare, e però comunque queste domande tendenzialmente io l'ho fatto ieri con una ragazza con cui ho fatto un instant date, e praticamente, cioè gli ho chiesto se sapesse cucinare, mi ha detto sì, so cucinare questo, quello, quell'altro, e le ho detto ok, ma dovremmo cucinare insieme, non le ho neanche detto quando, gliel'ho buttata lì solo come proposta per iniziare a seminare nella sua testa l'idea che potremmo andare a casa mia. Anche poi quando eravamo nella seconda location a fare un aperitivo, le ho detto che a casa avevo del vino bianco e del vino rosso, perché appunto lei mi aveva detto che le piaceva il vino bianco e il vino rosso, e le ho detto a casa mia ho del vino bianco e del vino rosso. E poi lei dopo qualche minuto mi ha detto, ma di solito quante ragazze inviti a casa tua? E le ho detto, guarda che non ti ho ancora invitata a casa mia. Però vedi che intanto l'idea nella sua testa gliel'ho seminata, ok? In modo che poi quando le fai l'invito... non è una cosa che salta fuori dal nulla, e comunque quando le fa, diciamo, inizi a seminare l'idea, ti fai un'idea del fatto se poi lei ti dirà di sì o ti dirà di no quando c'è l'invito. Che poi ricordati che comunque molte poche volte in realtà ti dice di sì a parole. Questo è un altro argomento che, se non sbaglio, abbiamo già trattato. Comunque cioè, hai l'audio corso, quindi nel modulo del pool trovi tutte le info.